prima allo stadio Sinigaglia per Michael Gandler, l'amministratore della società che ha acquisito il Como 1907. Un'occasione per fare il punto a 360 gradi sul progetto che la nuova dirigenza sta portando avanti e sulle strategie per il futuro. Le prime parole sono di soddisfazione per la vittoria sul terreno casalingo contro il Sondrio, ma subito dopo si è soffermato sul settore giovanile, sullo stadio, l'obiettivo è una concessione a lungo termine, e sul centro sportivo. Sta infatti per chiudersi l'asta per Orsenigo. C'è l'asta, vediamo come conclude, però proviamo di fare tutto per mantenere l'Orsenigo. Avere proprio il nostro centro sportivo è fondamentale, però come ho detto prima dobbiamo trovare una soluzione che è sensibile e sostenibile per la società. Insomma, non sarà un acquisto a tutti i costi. Una possibile alternativa potrebbe essere Casnate con Bernate. Da quanto dichiarato ieri, ci sarà una società con Gandler come amministratore delegato. La presentazione ufficiale dovrebbe essere il prossimo 9 maggio. Dietro di noi c'è un consorzio con un gruppo americano, indonesiano ed europeo che crede in questo progetto, ha detto. Rappresentiamo una novità. Di solito sono le squadre di calcio che creano una società che si occupa di media e creano un business. Noi abbiamo fatto il contrario. Siamo una media company che ha acquistato un club. Curiamo, dice infine, tante iniziative di successo e Como potrebbe essere una base ideale per produzioni, anche se al momento non mi voglio sbilanciare. Quindi i prossimi passi fondamentali saranno i risultati delle ultime gare del campionato. Si punta a crescere e il passaggio in Serie C è il primo da centrare. La nostra aspettanza è di andare in Serie C il prossimo anno, dobbiamo anche capire di più qual è il livello che dobbiamo mantenere per andare e continuare a vincere anche in Serie C. Vuol dire che adesso abbiamo una squadra forte, siamo nel primo posto nella classifica, dobbiamo continuare sempre a pensare nel futuro, ad essere al prossimo livello. I giocatori sono bravi, sono forti, hanno la voglia di vincere, però ovviamente se continuiamo ad andare avanti dobbiamo anche pensare nel rinforzare la squadra.